Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Buongiorno a tutti, bentornati a Due Chiacchiere in Cucina, che festa! E via! Oh, vedi che qualcuno almeno seconda la mia festa, per me, ovviamente per tutti noi è sempre una festa ritornare in vostra compagnia, ritornare a cucinare insieme, a mangiare insieme e soprattutto a condividere momenti, insomma, di convivialità. Tra l'altro non solo noi mangiamo bene, ma beviamo anche bene, perché ricordatevi che a Due Chiacchiere in Cucina c'è sempre anche il consiglio preziosissimo dei nostri partner, che sono i sommelier di Ice Veneto, e che per ogni ricetta abbinano sempre un vino meraviglioso, quindi abbiamo anche questa cosa in più in ogni puntata. Ma noi abbiamo lui e ci è toccato lui, Marco Calzolari. Devi portare pazienza anche oggi, vedi? Anche oggi, infatti, credo che un po' di paradiso lo sono guadagnato. Però, anche sì, oggi dai. Però guarda, sono buono oggi e ti ho dedicato una puntata. Davvero? Sì, cioè? Abbiamo una puntata tematica oggi. Sì, quindi faremo tutto con quella cosa. Esatto, quindi. Il gelato. No, il gelato si può fare in casa, il gelato? Sì. Sì. Anche senza il gelatiere? Sì. Sì. Sarà buono? Si sa. Lo sapremo solo vivendo. No, a parte gli scherzi, gelato sul serio. Gelato sul serio, e ti dirò di più. Partiamo con una ricetta molto particolare, perché sarà un gelato salato, quindi dedicato a un aperitivo. Mentre per la seconda ricetta andiamo su un classico, quindi torniamo sul dolce. E, come giustamente dicevi, si può fare il gelato senza gelatiera? Assolutamente sì. Quindi oggi diamo un po' di consigli proprio per gestire al meglio questa preparazione. Benissimo, anche perché insomma la nuova tendenza è proprio quella di abbinare il metodo del gelato ai piatti salati, quindi dagli antipasti, prima, cioè, abbinare proprio l'elemento freddo, così, quindi sei sempre ovviamente aggiornato a mille, si suol dire. Il nostro Marco Calzolari, vi ricordo il suo food, il suo blog, che è Gentleman for Dinner, ovviamente seguitelo sempre. Noi siamo pronti per cominciare, poca pubblicità, poi insomma siamo qui, noi ci beviamo un po' d'acqua, bella, così la voce è bella chiara, e dopodiché cominciamo Due Chiacchiere in Cucina. Eccoci pronti per cominciare effettivamente la puntata di oggi insieme a Marco Calzolari. Faremo il gelato, ma non solo gelato, ma soprattutto il gelato salato. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti, poi capiremo come si preparerà insomma questo piatto, ma soprattutto dove potremo anche collocarlo all'interno di una cena, ma anche di uno spuntino volendo. Tanto ingredienti. Allora, serviranno per questi gelati di formaggio, ok, serviranno 200 g di robiola, 60 g di parmigiano, 130 g di panna fresca, 2 fogli di gelatina, 5-6 pomodorini secchi, del basilico, del timo. Aggiungeremo anche un cucchiaio di olive taggiasche, del sale, del pepe nero, 4 fette di pane per bruschetta e uno spicchio d'aglio. Beh, pronti. Già comunque l'idea di dire ciao, facciamo un gelato, ciao, metti uno spicchio d'aglio. Non ci sta, bene, no? Ci sta, si potrebbe anche fare. Comunque, questa era insomma, l'impronta che avevamo dato ovviamente alla puntata, è proprio questa, cioè il gelato non solo come il solito gelato, il dolce, zucchero, coso, pannoso, tutto il resto, ma il gelato proprio come metodo di lavorazione. Anche perché in realtà in questo caso, Leo, è un modo di lavorare naturalmente le materie che esclude la classica gelatiera. Proprio perché lì viene richiesto un certo tipo di strumentazione, ci vuole anche un pochino più di tempo, oltre che naturalmente insomma, avere un minimo d'occhio per creare un qualcosa che resti poi morbido nel tempo. Noi in realtà oggi andiamo ad utilizzare le classiche formine, che possono essere quelle da ghiaccioli piuttosto che appunto quelle da piccoli gelatini, e sfrutteremo appunto il discorso dei formaggi per creare una versione salata, ok? Sì.
In questo caso, cosa indispensabile per creare un gelato è sempre la materia grassa, che normalmente può essere la panna, ma anche il mascarpone. Nel caso del salato ce la giochiamo un pochino sui formaggi. Infatti utilizziamo una parte di panna sicuramente, ma andiamo ad utilizzare anche la robiola. Che in questo caso sta benissimo, essendo, assolutamente cioè... sì, assolutamente sì, anche perché è comunque di una consistenza ottima per quanto riguarda la cremosità. Allora, io parto subito con scaldare 3-4 cucchiai di panna. Ah, pensavo dovessi rovesciarla tutta col cucchiaio, no, ci mettevamo quell'oretta. Sarebbe stato molto elegante, vero? No, in realtà... Un'ora di travaso col cucchiaio. Beh, intanto che chiacchieriamo, perché beh, no? Ci sta. No, scaldo un pochino di panna perché per dare sostegno a questo gelato andiamo ad utilizzare anche la gelatina. Questo perché essenzialmente se non abbiamo una copertura esterna tipo una glassa, pensiamolo magari nel caso del cioccolato per un gelato dolce, chiaramente il gelato ha una consistenza che varia molto velocemente con la temperatura. Sì. Per dargli un pochino più di sostegno usiamo della gelatina in questa preparazione. Okay. Ne useremo quindi, poca tra l'altro perché due foglie di gelatina. Sono solo due fogli su tutta la preparazione, esattamente. La cosa importante nel caso della gelatina sai che è quella di idratarla sempre con dell'acqua fredda e di scioglierla in un elemento caldo, ok? Visto che noi dobbiamo utilizzare della panna, della robiola, è meglio non snaturarle senza, cioè con troppa temperatura. Okay. Quindi ne scaldiamo solo una piccola parte. Ah, quindi servirà solo per la gelatina? Solo per sciogliere la gelatina, qua. Quindi okay. È per quello che ti dicevo, solo qualche cucchiaio di panna per andare a sciogliere la nostra gelatina. La gelatina la strizziamo per bene e adesso la possiamo sciogliere tranquillamente nella nostra panna calda. Qua. Basta davvero un secondo perché quando supera i 40 gradi la gelatina si scioglie in automatico, ok? Detto ciò, continuiamo, aggiungiamo al nostro... Possiamo lavorare anche tutto direttamente nel bicchiere perché... Poi frullerai col mixer? No, in realtà non è necessario nemmeno frullarlo. Più che altro io consiglio di utilizzare un bricco con il beccuccio perché ci verrà in aiuto nel momento in cui andiamo poi a versare il nostro composto all'interno delle formine. In caso contrario ci dobbiamo naturalmente ingegnare o con una sac à poche oppure con un pochino di sana pazienza, come piace a te, cucchiaio come giusto certo, stavi guardando adesso. Passare questi pomeriggi in assoluto divertimento. In assoluto divertimento. Perché poi state a contare tutti i cucchiai uno a uno. Aggiungiamo anche il parmigiano, così intanto il composto inizia a raffreddarsi un pochino prima di aggiungere gli altri ingredienti. Quindi è bastato veramente un attimo per la gelatina. Sì, la gelatina si scioglie davvero subito. Basta che il composto sia caldo, come ti dicevo, oltre i 40 gradi, e la gelatina si scioglie nell'immediato. Dopodiché passiamo a quello che darà naturalmente sapore al nostro gelato. Quindi io ho scelto delle olive taggiasche, i pomodori secchi, vanno benissimo anche quelli sott'olio, e un mix di erbe aromatiche. Ho scelto del timo e del basilico. Come spesso diciamo, ovviamente, libera interpretazione a quelli che sono certo. Sapori e preferenze, quindi se vogliamo metterci la menta, se ci vogliamo mettere dei capperi, ad esempio, ci sta benissimo con il pomodoro secco o anche, sai, utilizzare anche delle altre verdure, magari sott'olio, i peperoni, se vogliamo un sapore anche un pochino più deciso. Senti, mi sembra di capire che comunque se nella scelta degli ingredienti metti mai che vogliate fare il gelato salato con altri ingredienti rispetto a questi, che vi danno ovviamente lo spunto, poi potete spaziare, siano ingredienti che stiano bene con la parte, diciamo così, del latticino, esatto. Quindi col formaggio, col grana, insomma, che si l'importante sposano bene è mantenere quello. Proprio la base cremosa, quindi giocare sempre sul formaggio cremoso e la panna, naturalmente, perché è la cosa indispensabile per dare quella scioglievolezza che il gelato deve comunque avere. Tra l'altro mi viene in mente questa cosa che tu dicevi, ci serve la parte grassa, no? La panna, sì. Piuttosto che in questo caso abbiamo usato la robiola, comunque la parte grassa. Mi viene da pensare che il primissimo gelato invece, stiamo parlando del Medioevo e anche forse prima, era un gelato in realtà che non aveva questa composizione classica, no? Con la panna e tutto il resto, ma semplicemente erano bevande o alimenti, principalmente base di frutta, alcuni mettevano anche dei fiori dentro e venivano addolciti leggermente col miele e poi veniva aggiunta la neve o il ghiaccio, quindi la neve stessa e poi mantenuti all'interno delle neviere, praticamente diventava una specie di sorbetto, no?
Esatto. Più anche o meno perché... che tra l'altro il termine sorbetto deriva dall'arabo, da Sharbat, che è stato ovviamente, il sorbetto è stato portato in Sicilia, poi dalla Sicilia hanno fatto tutta l'evoluzione verso il gelato. Però insomma questo era l'inizio del gelato. Quindi... Sai perché, Leo, ti dicevo tra l'altro che la parte grassa è indispensabile? Perché se abbiamo troppi alimenti con un alto contenuto d'acqua, quindi giustamente tu stavi parlando anche del sorbetto, ma anche semplicemente di verdura o di frutta che può essere frullata e congelata, se non andiamo ad aggiungere una parte grassa, che cosa succede? Succede che diventa quasi un ghiacciolo. Cioè, sai certo. Che l'acqua naturalmente quando viene congelato sviluppa dei cristalli, questi cristalli non danno una parte piacevolmente scioglievole, la parte grassa invece anche in freezer non diventa mai completamente ghiacciata ed è questo il motivo per cui si va ad utilizzare un elemento grasso, perché i grassi non congelano completamente. Infatti mi viene da pensare che effettivamente questi sorbetti poi ovviamente non sono la stessa cosa, lo premetto, però abbiano portato all'evoluzione verso la granita. Sì, no? Anche. Ok, anche se è tutta un'altra cosa. Però voglio dire, qua la Sicilia è patria della granita, insomma, parliamo di Catania, tutto quanto. Quindi insomma, ci sono due correnti ben distinte. Poi si è passati al gelato, ma ve lo racconto tra poco. Allora, Leo, io ho aggiunto gli ingredienti che abbiamo tritato, quindi il pomodoro secco, le olive taggiasche, le nostre erbe aromatiche, e un pizzico di sale, non esageriamo perché c'è già il parmigiano e comunque anche gli elementi che abbiamo utilizzato sono effettivamente belli sapidi, un pizzico di pepe che ci sta sempre bene. La panna la andiamo ad aggiungere. Allora, la panna è stata montata, sai quando parliamo di panna semi montata, basta davvero muoverla anche solo con una frusta mano in modo che non sia solo liquida ma che abbia già un pochino di aria all'interno. Questo perché naturalmente diamo un minimo di spumosità al nostro composto. Mescoliamo in modo che non ci siano più grumi, soprattutto di robiola. Ma tu l'hai già semimontata? Sì, 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 basta, okay. Basta dargli davvero due o tre movimenti con la tipo, frusta a mano. Anche, guarda, basta. Anche senza il mini pimmer basta una frustina a mano. Vabbè, a me piace imitare gli elettrodomestici, cioè non posso farci niente. Specializzati sì. In imitazioni di elettrodomestici. Sì, specializzato, un sacco di provini, ma proprio per le case produttrici. Avete bisogno di un rumore nuovo. Quindi so. Adesso devo indagare nelle pubblicità in quali sì. Pubblicità ci sei. Guarda, tu. C'è anche l'aspirapolvere, tipo così ci sono io. Allora, arrivati a questo momento, che cosa facciamo? Andiamo a trasferire il nostro composto nelle formine. Normalmente le formine vengono già dotate dei loro bastoncini, o in plastica, se sono magari quelle da ghiacciolo classico, però si trovano adesso anche facilmente nei negozi comunque di casalinghi, assieme allo stampo ci sono i suoi bastoncini di legno classici che si possono poi riacquistare naturalmente quando li andiamo ad esaurire. Sempre meglio della plastica, ecco, esatto. Diciamolo. Allora, versiamo il composto. Allora, in questo caso, Leo, il composto non è particolarmente liscio, quindi il mio consiglio è quello di riempire un pochino lo stampo, scuotere lievemente la base su cui l'abbiamo appoggiato, che può essere un tagliere o una teglia come nel nostro caso. Perché così evitiamo che nella parte dello stampo sotto restino delle bolle, perché proprio quando li sformiamo, insomma, sono un pochino più precisi. Andiamo a livellare con dell'altro impasto. Mi piace perché Marco composto. È esperto, se l'avessi fatto io o qualcuno di noi con la teglia, sarebbe volato tutto. Inutile che fate i santi, lo so che anche a casa. Beh, ma sono sani esperimenti da fare, magari, insomma, sai, è capitato anche a me di rovesciare un sacco di cose le prime volte, no? Ecco. Dovresti fare i video nel tuo blog anche... Di cosa? Dei disastri? Dei disastri. Guarda, se tu vedessi la volta in cui ho rovesciato un intero litro di namelaka, che è un composto fatto con del cioccolato bianco, dello zucchero, del miele e della panna, ecco, lì davvero... E poi hai passato una settimana a pulire. No, guarda, è stata... Tutto, colla. È stata un'avventura. Poi con due gatti in casa puoi immaginare... Insomma, sono accorsi immediatamente per vedere cos'era successo. Ecco qua. Allora, noi naturalmente continuiamo a riempire i nostri stampini, vanno riempiti fino al livello e congelati naturalmente, quindi li mettiamo in congelatore. L'ultimo passaggio, prima sì. Di vedere poi il risultato finale, riguarda invece un piccolo consiglio, ovvero quello di servire questi gelati con una bruschetta. Perché effettivamente abbiamo la parte cremosa, fresca, quindi si presta sicuramente alle cene e io direi anche agli aperitivi, perché lo vedo proprio come sì, aperitivo. Io prima ho detto uno spuntino, però esatto. Insomma, ma anche per un brunch.
per un brunch domenicale. Io trovo un'idea molto carina, anche solo come inizio cena. Quindi scaldiamo la nostra griglia, naturalmente. Utilizziamo uno spicchietto d'aglio. Togliamo, ecco cosa serviva l'aglio. L'aglio lo andiamo a strofinare sul nostro pane. Scegliete naturalmente quello che più vi piace, insomma un bel pane casereccio, oppure se lo fate anche voi a casa e lo volete sfruttare in queste occasioni, va benissimo. Sai che buono, anche un bel pane di segale, quello... Sì, magari con i semi all'interno, sarebbe perfetto. Allora, sfreghiamo naturalmente il nostro aglio, abbondante direi. Poi un filo d'olio, un pizzico di sale. Ed è fatta la bruschetta. Impiastriamo la nostra bruschettina. Dopo sono curioso di vedere come li servirai. Comunque una bellissima idea questa, effettivamente. Per l'estate, secondo me, sì, secondo me è un'idea piacevole. Che si può sfruttare tantissimo, ripeto. Anche per non fare, sai, sempre le stesse cose per aperitivo, ma per, insomma, stupire un attimo anche gli ospiti, gli amici quando vengono a casa. Magari la cena in terrazzo, piuttosto che come dici tu anche il pranzo. I gelati li metterai poi dove? In freezer? In freezer si devono congelare completamente, quindi lasciamoli in freezer almeno una 3-4 ore. Io adesso sto utilizzando tra l'altro degli stampini molto piccoli, ma se vogliamo sfruttare una forma un pochino più grande, è ovvio che dobbiamo lasciarle anche un'oretta o due in più. Allora, mentre finiamo la preparazione, io vi invito ad ascoltare nella nostra rubrica dell'eccellenza del territorio. Parlavamo di AIS prima, dei sommelier, e parleremo con Paolo Bortolazzi, delegato dell'AIS di Verona. Siamo qui nel nostro angolo dell'approfondimento, l'eccellenza del territorio, e siamo in compagnia del delegato AIS Verona, ovvero AIS, Associazione Italiana Sommelier. Siamo in compagnia di Paolo Bortolazzi. Buongiorno Paolo, buongiorno. Benvenuto a Due Chiacchiere grazie, in Cucina. Grazie a voi. Allora, con Paolo volevamo parlare di un evento molto importante, un evento che si terrà, lo dico già, il 25 giugno alla Camera di Commercio di Verona. Però vorrei che il titolo lo dicessi tu, Paolo, perché è veramente molto bello. Il titolo dell'evento è Sulle vie del Cortese. Ecco, parliamo, chi è cos'è il Cortese? Chi è cos'è? Cortese è un vitigno che troviamo in due denominazioni italiane, una in Veneto Custozza e una in Piemonte Gavi. È un vitigno che negli anni ha viaggiato dal Piemonte e si è trasferito fino al Veneto. In queste due zone ha trovato il territorio ideale in cui esprimersi al meglio. Tra l'altro un vitigno che era stato definito, è stato eletto a bacca nobile per l'aristocrazia ligure, quindi un vitigno che ha... un vitigno che ha una storia importante e che è sempre stato preso in considerazione per l'eleganza dei profumi. Ecco, questo effettivamente è da lì forse il nome Cortese, non si sa, perché poi ancora ovviamente sono fonti che vanno sempre accertate, vanno sempre confermate. Allora, questo è un evento che durerà una giornata intera, quindi comincerà dalle 10.30 del mattino alle 19. Ovviamente parliamo per tutti perché è un evento aperto a tutti, questa è una cosa fondamentale. Ci sarà ovviamente un biglietto d'ingresso, insomma un accredito, poi troverete tutte le informazioni. Però è importante perché? Perché è un evento per conoscere questo vitigno, no? Per confrontarlo. È un evento per conoscere in prima battuta il vitigno e ancora di più per trasmettere quello che c'è all'interno di due territori lontani ma anche simili tra di loro, quindi i paesaggi, la storia, i monumenti, tutto quello che riguarda anche il territorio. Perché comunque AIS, diciamolo, non ovviamente ha una predilezione per il vino, per lo studio, per anche la divulgazione, no, della cultura del vino, però è sempre collegata a un percorso agroalimentare, a un percorso storico e artistico del territorio. Sì, effettivamente per noi è sempre, diciamo, importante, una chiave di lettura fondamentale, fondere il vino con il territorio e con le eccellenze che ci sono all'interno del territorio, perché in questo modo si può veramente costruire una catena molto più forte del singolo vino. Io trovo questo evento molto da profano, ovviamente. Io sono uno dell'ingresso, nel senso che arriva anche non addetto ai lavori, perché
effettivamente capire anche la differenza tra denominazione e il vitigno, perché ovviamente il vitigno può essere comune a varie denominazioni, a vari vini, e invece non il contrario, cioè sapere che Gavi e Custoza hanno lo stesso vitigno di base è molto interessante, succede spesso per tanti vini. È vero, succede spesso, in effetti l'evento è un'occasione unica, in quanto all'interno troveremo 80 etichette da poter degustare, e questo ci darà la possibilità di avere un panorama molto ampio di quelle che sono le potenzialità del vitigno in due territori diversi e con un utilizzo anche diverso. Allora, ricordiamo che il convegno si aprirà alle 10.30 con un convegno. Un convegno che ha un nome molto bello, che si chiama Essere Cortese, quattro voci a confronto, perché ci saranno quattro eminenti, insomma, personalità che interverranno. Sì. Da Aldo Fiordelli, un giornalista del Corriere della Sera, Costantino Gabardi, Costanza Fregoni di Donne della Vita, Nicola Brunera, curatore della Guida AIS, sono tutti moderati da Paolo Massobrio. Allora, queste sono, è una piccola informazione, tra i prossimi giorni vi daremo anche altri dettagli di questo convegno, ricordate, sulle vie del Cortese, 25 giugno alla Camera di Commercio di Verona. Grazie Paolo Bortolazzi, grazie, noi l'aspettiamo per altri dettagli. Certamente, grazie. E dopo tre ore e mezza, non sono passate realmente, non vi preoccupate, non controllate l'orologio, ma ovviamente noi li avevamo già pronti, abbiamo anche provato a lanciarli sul muro per vedere se erano effettivamente congelati. Sono pronti i nostri, diciamo così, gelati salati, in questo caso è un gelato di formaggio. Un gelato di formaggio con il pomodoro secco, le olive taggiasche e le erbe aromatiche. Belli. Quindi direi che noi li possiamo servire anche tutti quanti assieme con le loro bruschettine a fianco. Che bello, sono in forma diversa, guarda che bello. Sì, ho fatto due o tre forme diverse perché comunque mi piace anche l'idea di giocare un pochino, nel senso che se facciamo una sorta di vassoio come in questo caso, secondo me è carino che ci siano appunto anche delle forme differenti. Non ci stanno tutti là, secondo me uno t'avanza, io non vorrei dire. Vorresti assaggiare? Certo, vabbè. Ho una reputazione da mantenere. Ti avevo già detto che mi sento particolarmente buono io oggi. Senti buono? Sì, mi sento allora, molto io buono. Provo, scusate. Vediamo. Ma... ci piace? Ho beccato proprio il pomodorino, senti che buono, è veramente buono, sembra di mangiare una... Sembra quasi una ricetta che non hai fatto tu, Marco, vero? Buono, allora adesso facciamo così, vai tu e mi ordini un bicchiere di vino. Va bene. La parola ai sommelier di AIS Veneto, ovviamente per l'abbinamento. Noi siamo pronti a brindare anche con il gelato. Buongiorno Lorena, ben trovata. Allora, puntata completamente dedicata al gelato su stecco, ma partiamo con un gelato salato in questo caso. Quindi particolarità naturalmente dei formaggi, delle erbe aromatiche e del pomodoro secco. La proposta che ci hai portato per oggi? Beh, allora te lo dico Marco, in realtà con questa ricetta mi hai messo estremamente in difficoltà perché l'abbinamento con il gelato non sarebbe una cosa consentita, ma abbiamo trovato di cercare una direzione per poter effettuare l'abbinamento, l'aromaticità di questi formaggi che andava perfettamente a unirsi con l'intensità gusto-olfattiva di questo moscato secco, ottenuto dal vitigno moscato giallo, quindi ci troviamo nel territorio di Colli Euganei e dove proprio c'è l'elezione del territorio per la realizzazione di questo vino che viene proposto dall'azienda Le Volpe nell'annata 2013. E qui questa roccia di origine lavica, la Trachite, trova proprio l'insediamento nel Monte Santa Cecilia dove ci sono i vigneti di questa azienda. E colore bellissimo, quasi dorato, e i suoi profumi sono particolarmente intriganti, con delle tracce quasi di idrocarburo e di spezie dolci. Lo assaggiamo. E abbiamo la sufficiente intensità gusto-olfattiva per poter contrapporre quell'aromaticità particolare che potremmo avere in questi gelati di formaggio, gelati salati. Si tratta di un vino del territorio del Veneto, quindi che potete trovare all'interno della nostra guida. Si scrive Vinetia, si pronuncia Vinezia e la potete consultare nel nostro sito. Bene, Lorena, io intanto ti ringrazio, vado a prepararti adesso la versione dolce naturalmente per i nostri gelati, noi ci vediamo tra pochissimo.
Continuiamo la puntata di oggi con la seconda ricetta. Rimaniamo nell'ambito del gelato, ma adesso faremo un gelato dolce, proprio il classico gelato. Classico non lo so, perché quando c'è Marco di mezzo non si sa mai, c'è sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di particolare. Andiamo a vedere questo gelato con glassa pinguino, che vuol dire che c'ha il papillon. Esattamente, proprio quello. I pinguini sono sempre un po' così. Allora, serviranno 120 grammi di latte, 260 di cioccolato bianco e 100 di tuorlo d'uovo, 80 grammi di burro, 100 grammi di panna semimontata, amarene sciroppate e 150 grammi di cioccolato al latte. Useremo poi 80 grammi di granella di nocciole e 75 grammi di burro di cacao. Che è questa cosa bianca lì. Che è questa cosa bianca. Queste semisfere bianche. Esatto, facciamo subito magari una nota sul burro di cacao. Allora, quando si parla di glassa pinguino, è una glassa in realtà molto semplice, perché è sempre a base di cioccolato, si può fare con le diverse tipologie di cioccolato senza problemi. La particolarità è che normalmente è una glassa molto croccante, sì, per due motivi. Uno, proprio per la presenza del burro di cacao, che quando è sotto i 30 gradi dà proprio croccantezza. Si trova facilmente adesso sia nei supermercati dove c'è tutto il reparto dolci, o comunque se andate magari in quei negozi dove si trovano anche il materiale per il cake design, gli stampi in silicone, eccetera eccetera, si trovano anche questi materiali. Seconda cosa, molte volte la glassa pinguino viene abbinata ad una granella, quindi in questo caso noi utilizzeremo la granella di nocciole per dare una croccantezza in più a questo rivestimento, a questa glassa che andrà a ricoprire il nostro gelato. Ovviamente, okay? Ci serviranno degli stampi anche in questo caso non usiamo la gelatiera, ma prepariamo una base che va poi versata direttamente nello stampino del ghiacciolo o comunque stampini da gelato in genere. Quelli che genere più vi piacciono, insomma. Certo, quelli che, assolutamente, anche sì, magari a forma di piede, non so, li fanno. Una volta c'era il piedone. C'era il gelatone a forma di piede, esatto. Diciamo che la ricetta di oggi richiama comunque un gelato un po' anni 80-90, effettivamente, di quella collezione del piedone, perché ci sono le amarene, c'è la parte esterna croccante appunto con il cioccolato e la nocciola. Che era veramente uno dei gusti che andava per la maggiore. Yes. E tuttora, allora, credo. Partiamo. Vai. Scaldando intanto una piccola padellina, una piccola casseruola, dove andiamo a mettere innanzitutto il burro. Come ti dicevo anche nella ricetta precedente, la cosa indispensabile è avere grassezza nel gelato, quindi burro, panna e i vari cioccolati ci aiutano in tutto questo. Noi adesso dobbiamo utilizzare burro e il cioccolato bianco. Teniamo il fuoco abbastanza basso, perché in realtà dobbiamo far fondere tutto, non serve andare tanto su di temperatura, perché ricordiamo che il cioccolato non si deve snaturare, quindi non va mai cotto eccessivamente, deve solo sciogliersi, quindi lo lasciamo davvero ammorbidirsi e basta. Ti faccio una nota solo sul secondo ingrediente, anzi sul terzo ingrediente che andremo poi a mettere in questo composto. Mi fa sempre paura quando mi dice ti faccio la nota, mi sento a scuola. No, allora ti faccio così, non glielo do il diario. Non si possono neanche più mettere le note, credo, tra l'altro. Mi stanno anche mandando fuori. No, teniamolo in classe. Dal teniamolo in classe ancora un attimo. Andrea Barbato, dai. Vengo in regia da te, va bene. Guarda che contento. Ti lascia al posto. Vai, allora, scusami, figurati, no, ci mancherebbe. In questa preparazione andiamo ad utilizzare anche del tuorlo d'uovo. Io consiglio di prenderlo in questo caso già nel brick. Non so se hai mai fatto caso, Leo. I tuorli. Esatto. Perché sono già pastorizzati, quindi non utilizzandoli a caldo dovremmo fare praticamente il passaggio della pastorizzazione noi a casa. Cosa vuol dire? Prendere i tuorli, metterli a scaldare fino ai famosi 82 gradi che spesso abbiamo utilizzato in alcune ricette, per un discorso naturalmente di utilizzo ai fini alimentari. È sempre, certo, meglio pastorizzare per elementi. Per la sicurezza, voglio dire, sappiamo. Bravo, che ci sono, bravissimo. Se invece li prendiamo nel brick già sono già sempre pastorizzati, quindi il tuorlo da solo si possono pesare anche più agevolmente, diciamo. Si possono pesare agevolmente e ci risparmiamo naturalmente il fatto del doverli pastorizzare noi, quindi quelli che io vado ad utilizzare adesso sono appunto già pastorizzati.
finiamo solo di fare sciogliere bene il nostro cioccolato. E tra l'altro noi stiamo praticamente preparando il gelato, quello che poi è il gelato che conosciamo adesso, quello cioè con il diciamo così la panna piuttosto che la parte grassa, il formaticino, i tuorli d'uovo e quant'altro. Che poi è sempre siciliana la partenza di tutto questo. Il gelato è proprio italiano ed è siciliano. E si parla del 1686, prima gelateria. Francesco Procopio dei Coltelli, questo è il nome del gelatiere, e l'aprì a Parigi. Immagina poi come che viaggi che ha fatto la cosa. Allora, andiamo. Aggiungiamo il rosso. Una domanda. Sì, allora, se pastorizzo il tuorlo, sì. Ok, in questo caso è già pronto. Se lo pastorizzo a parte, devo farlo raffreddare prima di inserirlo nel... No, possiamo già utilizzarlo a 82 gradi. Questo... basta che tocchi gli 82 gradi a posto. Esatto, deve raggiungere gli 82 gradi, poi li possiamo mettere direttamente nel composto, che sarà caldo, non sarà ad 82 gradi, perché comunque il cioccolato bianco inizia a fondere già a 28-30 gradi, quindi è per quello che ti dicevo, teniamo sempre il fuoco basso. È ovvio che il tuorlo rispetto agli altri ingredienti è decisamente inferiore come quantità, quindi anche se è più caldo non va a disturbare naturalmente. Allora aspetta, perché oltre a questa domanda che era molto utile da quello che abbiamo capito, abbiamo anche: ma per il tiramisù? Non sono mie le domande, lo faccio notare apposta. È una persona che guarda caso non mangia mai tiramisù, non mangia mai tiramisù e non lo fa, invita sempre persone a cena diverse in modo che sembri una novità. Per il tiramisù uguale stessa identica cosa, in quel caso magari mescolandola a una crema fredda lo facciamo raffreddare in frigorifero. Questa era intelligente, grazie pubblico, grazie pubblico. Allora, vado ad aggiungere poi nell'ordine sia il latte che la panna. Sì. Questo è il composto di base, Leo, tolto il cioccolato bianco che insomma si può omettere, ma diciamo che panna, latte, uova e lo zucchero normalmente. Noi abbiamo utilizzato il cioccolato bianco, quindi non andiamo ad aggiungere zuccheri, però è la base classica del gelato. Quindi, quindi detto panna, latte, panna, uova, latte, e uova e zucchero per tutte quelle che sono le varie creme. In questo caso tu hai aggiunto il burro al posto della panna. Ho aggiunto una parte di panna e una parte di burro. Okay. Se questo composto lo volessimo mettere in gelatiera va benissimo, quindi se a casa per caso abbiamo i vari accessori per, non so, i robot da cucina o se abbiamo acquistato la gelatiera, questo stesso composto lo possiamo andare a mantecare. Avrà naturalmente una cremosità maggiore perché la gelatiera va naturalmente a dare una consistenza particolare. Noi invece in questo caso lo andiamo semplicemente a mescolare. Anche perché la gelatiera lo abbassa di temperatura progressivamente, ma continua a mescolarlo. E quindi è così. Esattamente. Noi andiamo a prendere sempre come aiuto un bricchino con il beccuccio, perché andiamo a riempire i nostri stampi. Ah, è già pronto? Questa, la base è già pronta, sì. Oh, che meraviglia. La base è già pronta. Quello che adesso andiamo a fare è prendere sempre il nostro stampino. Rispetto a quelli salati ho scelto uno stampino un po' più grande, giusto per, insomma, così, pericolosi. Sì, giusto. No, no, perché credo che perché il dolce poi ti invoglia a mangiarlo, il gelato fresco, il salato deve essere un aperitivo. Viene degustato diversamente. Se allora, poi non hai una tortiera, vabbè, stesso, una bastina. Non riempio completamente gli stampi, ma tengo un pochino di gelato a parte. Perché, allora, adesso andiamo innanzitutto ad inserire anche i nostri stecchini, prima di dimenticarci, ma utilizzo delle amarene sotto sciroppo. Lo sciroppo lo eliminiamo, nel senso che lo possiamo scolare, conservare perché? Per altre preparazioni. Non c'è un motivo. Perché lo sciroppo ha comunque una percentuale di zucchero molto molto alta, lavorato in questo modo all'interno di un composto di questo tipo, tende a cristallizzare in modo differente, quindi rischiamo, se aggiungiamo tanto sciroppo, di avere tutto lo sciroppo sul fondo dello stampo che non si congela. Ah, okay? Ok, quindi tu tiri fuori e ti cade addosso. Tiri fuori ed ecco che hai qualche problemino. Scivola sul gomito. Quindi adesso qua e là all'interno del nostro stampo andiamo a mettere le amarene. Io posso dirlo che ne ho assaggiato uno prima, ne aveva preparato uno piccolino prima di prova. Un mini assaggio. Che buono. Allora, mettiamo le amarene. Ovvio, io adesso ho scelto le amarene, però su una base di questo tipo ci sta benissimo anche l'uvetta. Sai, adesso non so se ti ricordi, ma c'era un gusto che si chiama Malaga. Io sì, sinceramente sì, ma col rum non anche, trovo più da nessuna parte, ma a me piaceva molto. Si trova, qualcuno lo fa ancora. Per me era buonissimo. Ed è buonissimo. Senti una cosa, noi possiamo, dimmi, magari non c'è l'amarena, ok? Adesso do delle altre opzioni per...
per i nostri telespettatori. Allora, possiamo mettere una bacca un po' di vaniglia? La vaniglia ci sta benissimo, assolutamente. Possiamo... sì, se lo vogliamo lasciare neutro, quindi senza la frutta al suo interno, va benissimo. Delle gocce di cioccolato. Le gocce di cioccolato, ma se ci vogliamo mettere anche, non so, dei cereali, in modo che ci sia anche qualcosina di crispy. L'unica cosa è che magari... soffiato, ecco, potrebbe essere. Alcune cose possono perdere magari croccantezza all'interno del composto, però insomma, provate, di sicuro provate, c'è da provare. Così c'è anche la scusa per poterli assaggiare continuamente, esatto, e mangiarli. Allora, questi naturalmente adesso vanno in congelatore, però prima... ti faccio vedere come preparare la glassa che ci servirà invece per la fase finale. La famosa glassa pinguino. Tra l'altro, esatto, sai che questa cosa qua, lo stecco pinguino, ha l'origine negli anni 40. Praticamente furono queste due aziende che fecero il primo ice cream da commercializzare, già pronto, sto parlando della Pepino e della Motta, e fecero lo stecco pinguino 1 e Mottarello. E quello sono stati i primi esempi di gelato confezionato da prendere direttamente al bar e non in gelateria, che poi sono gli antenati del cremino, che è rimasto, esatto, storico. Stiamo parlando, è vero, di brand, però sono dei marchi che caratterizzano proprio quel gelato, hanno preso il nome poi dato da queste aziende. Allora Leo, io ho messo i due elementi principali, ovvero il cioccolato, io in questo caso ho scelto un cioccolato al latte, un pochino più dolce, e come ti dicevo il burro di cacao. Il burro di cacao normalmente si trova appunto in palline, in piccole pepite, si scioglie molto velocemente, esattamente come il cioccolato. Noi non dobbiamo fare altro che lasciarlo sciogliere per bene. Senti, ma il burro di cacao... Sì? Allora, il cioccolato bianco ha una percentuale molto alta. Molto alta, cacao, esatto. Vero? Normalmente è appunto burro di cacao, zucchero e dei lavorati derivanti dal latte, quindi sono normalmente del latte in polvere o comunque okay, latte che viene miscelato. Quindi lì abbiamo messo il burro di cacao, il cioccolato al latte. Facciamo sciogliere basta. Tutto e poi aggiungiamo a nostro piacere la granella di nocciole. Quindi io ho scelto le nocciole, che siano mandorle, che siano noci, che siano pistacchi. Il funzionamento, la preparazione è sempre la stessa, quindi sciogliere il cioccolato, lasciarlo naturalmente sciolto nel momento in cui poi lo andiamo a utilizzare per la glassa dei nostri gelatini. Vi do delle altre curiosità, perché il gelato confezionato, tra virgolette, parliamo degli anni 40 del Novecento, okay, mentre nel 1903 fu un altro gelataio italiano, Italo Marchioni, che ideò le cialde a cono. Perché prima non c'erano, quindi l'idea di mangiare il gelato da passeggio proprio con il cono fosse proprio questo. Italo Marchioni, tra l'altro gelataio veneto, ebbe questa intuizione. Lui progettò prima le macchine verso la fine dell'Ottocento, quindi 1896, cioè il primo brevetto, e poi si arrivò ai primi del Novecento proprio a commercializzare il cono proprio la cialda. Allora, il cioccolato si è sciolto, io ho aggiunto la granella di nocciole. L'unica cosa che dobbiamo considerare è che il preparato si può fare tranquillamente in una casseruola, in una piccola padella, non c'è nessun problema, ma poi per glassarlo conviene trasferirlo in un bicchiere stretto e alto, perché ricordiamoci che dobbiamo immergere completamente il nostro gelato su stecco, ok? Quindi non è che tu passi, no, butti è da tutto, immergere. Come stavo per dire, no, è da immergere, va bene. Allora, noi continuiamo, ovviamente vi daremo anche altre indicazioni dopo, vi lasciamo pochissima pubblicità, rimanete con noi. È il momento di concludere anche il gelato dolce. Allora, noi siamo molto veloci perché ovviamente abbiamo momento di si sta congelando, luci, caldo, freddo, nominiamo le altre. È una bella allora volta. Una volta tolti i gelatini dallo stampo, la procedura da fare è quella di immergerli nella glassa che abbiamo preparato poco fa. Allora, questa glassa che va raffreddata un pochettino. Va raffreddata un pochino. Poi tutto. Dobbiamo anche considerare che questa operazione può essere ripetuta più di una volta, quindi in realtà lo lasciamo scolare un pochino. Sì. Il consiglio è quello di appoggiarci su un foglio
di carta forno pulito, magari lo rimettiamo un attimo in freezer e poi possiamo rifare un eventuale secondo passaggio, quindi per una copertura anche più croccante, fino ad arrivare al risultato finale, quindi al gelato. Quello che abbiamo lì, meraviglioso, insomma, dopo qualche, passaggio. Buonissimo! Grazie. Allora, al momento ovviamente anche col gelato si abbina un ottimo vino, sempre e comunque ogni occasione è buona. Allora la parola torna a te insieme a Lorena per sentire il secondo abbinamento di oggi. Siamo al momento del dolce, o meglio, siamo al momento del gelato. Lorena mi ha già sgridato prima perché l'abbinamento ai gelati risulta particolarmente difficile, giusto? Però so che hai sicuramente trovato la giusta soluzione per abbinare appunto un vino ai nostri gelati dolci. Cosa ci hai portato? Allora, io ti ho portato un fior d'arancio passito, si chiama Petali d'Ambra ed è prodotto dall'azienda Vignaroda. In realtà stavo anche pensando che sarebbe stato divertente creare un cocktail con questo moscato giallo passito, fior d'arancio. Molto interessante. Però magari lo possiamo programmare per la prossima puntata. E colore decisamente intrigante, si tratta di un'ambra, un topazio con dei riflessi d'ambra, molto lucente, quasi brillante, e vediamo anche come disegna nel calice questi archetti, queste lacrime che denotano la sua dotazione di struttura e di zucchero. Lo avviciniamo al nostro naso. E il moscato giallo, per le sue caratteristiche, è un vitigno aromatico e che pertanto ci potrà dare questa grande intensità aromatica, ma è corredato ovviamente anche da quei profumi che arrivano dall'appassimento delle uve e che si spostano verso sensazioni di frutta disidratata, frutta secca e altre percezioni che sono perfette poi anche a livello gustativo per l'abbinamento con la preparazione di oggi tua. Piacevolmente dolce e ravvivato da una bellissima acidità, e quindi riusciamo ad avere un abbinamento ben calibrato. Si tratta di un vino del territorio del Veneto e quindi lo possiamo trovare sicuramente all'interno del nostro sito, nella sezione dedicata alla guida vini, Vinezia. Lo potete consultare sia per le recensioni dei vini, ma anche per trovare degli eventuali abbinamenti che sono diversi dal gelato che hai preparato tu oggi. Perfetto. Guarda, io ti ringrazio infinitamente. Noi ci rivediamo naturalmente a breve, mentre io adesso torno subito da Leo per i saluti finali. Eccolo, lo sapevo. Avvertire mai, io volevo fare anche il raffinato con la forchetta. Infatti raffinatissimo, oserei dire. Con la forchetta, aspetta, perché pulisci così... un attimo, aspetta che vedo i baffi. Vabbè, un po'. Allora, come vedete, quelli dolci sono già andati tutti. Quelli salati invece ce li teniamo dopo per mangiare, ovviamente. Ma certo, facciamo aperitivo. Per fare l'aperitivo, a fare tutto, buonissimi questi gelati, grazie mille Marco Calzolari, come sempre. Vi ricordo, insomma, abbiamo fatto il gelato salato e il gelato dolce. Esatto. Andate a vedere queste ricette, se volete rivedere la puntata andate sul canale YouTube Due Chiacchiere in Cucina, basta che vi iscriviate al canale e si riaggiornano da sole ovviamente tutte le puntate, potete vederci sempre e comunque e andare anche a riprovare, torna certo. Indietro, vai avanti, anzi ci devono anche scrivere poi quando provano le ricette, assolutamente ci danno sì. Un riscontro, no? Ricordatevi, noi abbiamo la mail che è duechiacchiere@telepadova.tv, ma non vi preoccupate, potete scriverci in Messenger sulla pagina Facebook di Due Chiacchiere in Cucina o su Instagram come e dove volete, noi siamo sempre felici di avere i vostri consigli e le vostre opinioni sul programma. Grazie a Gentleman for Dinner, grazie Leo. Grazie a tutti voi per averci seguito come sempre, noi ci troviamo come d'abitudine ormai. Sempre qui. Alla prossima puntata. Ciao a tutti. Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form.